Eccoci qua, buonasera a tutti, bentornati sul canale Atleta League. Siamo tutti ai nostri posti di combattimento, ancora una volta per le interviste della redazione di Atleta News. Oggi abbiamo un tema particolarissimo, una disciplina sportiva tutta da scoprire e abbiamo ben due ospiti qui oggi con noi. Alla mia destra la regia può inquadrare Andrea Capparulo, Piacere, salve. cavaliere, nonché addestratore, allevatore di cavalli. Andremo a vedere meglio nel dettaglio la tua attività, ma dall'altra parte dello schermo, in collegamento da Pisa, magari non precisamente da Pisa, andremo a indagare Gennaro Landi. Ciao Gennaro! Precisione in provincia di Pisa. Ecco, perfetto, così siamo geograficamente impeccabili, oltretutto poi nel territorio lì, già qualche chilometro di distanza fa tanta differenza, quindi hai fatto Sì, benissimo a sottolinearlo. specificare. E Gennaro, appunto, è campione di una specialità equestre che è il reining, che abbiamo scoperto qui in redazione proprio approcciandoci a questa intervista. Abbiamo trovato estremamente affascinante, interessante per molti dei suoi aspetti, e quindi chiederei direttamente a Gennaro di darci una definizione anche di questa specialità. Di cosa si tratta? Allora, il reining è una disciplina della monta western che è nata in America circa 60 anni fa e nasce dall'evoluzione del lavoro dei cowboy che facevano nei ranch quando dovevano praticamente dividere una mandria per marchiare magari i vitelli, per esempio, no? Quindi nasce, diciamo, da questi movimenti che i cavalli facevano per separare un vitello dalla mandria, e da questi movimenti ne sono venute fuori delle manovre che oggi fanno parte di questo sport. Ecco, le manovre che vengono eseguite ne, nell'arena durante un percorso di reining sono principalmente lo sliding stop, che sarebbe una scivolata al galoppo, quindi il cavallo accelera su un rettilineo, e poi con il comando soltanto della parola si ferma, quindi comincia a scivolare con le gambe posteriori e si trascina con le gambe anteriori. Questa è diciamo, la manovra più spettacolare di questa disciplina. Poi Che è una per seguire. specie, cerco di interpretare, una specie di frenata in corsa, giusto? Esatto, es esattamente, una frenata in corsa per rendere l'idea. Poi Ok, sì. in un percorso di reining vengono eseguite più manovre, abbiamo di solito minimo tre sliding stop, poi ci sono delle piroette, quindi dove il cavallo gira su se stesso, pernando sulle gambe posteriori e incrociando le gambe anteriori. Poi ci sono delle transizioni al galoppo, quindi cerchi veloce al galoppo, delle transizioni, e quindi il cavallo poi rallenta, ad esempio cambi di direzione e cerchi piccoli, cambi di galoppo e rollback. Queste sono le principali manovre che vengono mischiate a seconda del percorso. Quindi abbiamo 10-12 percorsi e ogni percorso ha una sequenza diversa. Quindi si può iniziare con uno sliding stop, si può iniziare con uno spin che sarebbe la piroetta, oppure con le transizioni al galoppo. Ok, quindi andremo poi a vedere magari anche un po' nel dettaglio come si svolgono anche queste gare. Insomma, tu ne hai fatte diverse con ottimi risultati. Un campionato mondiale nel 2016, vado a memoria, giusto? Esatto, sì. Il campionato mondiale è stato disputato in Svizzera nella tenuta di Schumacher, e lì vinsi la medaglia d'oro nell'individuale, quindi nella gara individuale, perché nei campionati mondiali si svolge sia una gara a squadre, quindi c'è un team Italia costituito da quattro cavalieri, e poi i cavalieri che accedono alla finale
dopo aver fatto la gara a squadra, e poi gareggiano per se stessi in una gara individuale. E nella gara individuale io vinsi l'oro nel 2016. Perfetto, così abbiamo anche fatto un excursus del palmarès. E invece volevo chiedere ad Andrea di approfondire un po' di più la tua attività. Raccontiamo un attimo quello di cui ti occupi. La mia attività non è di competizione, non ci sono gare. Noi ci occupiamo principalmente di o addestrare o rieducare dei cavalli con una doma che viene chiamata doma naturale, nel senso di cercare di imporsi come leader del cavallo e quindi fare in modo che il cavallo ti segua e faccia tutto quello che tu vuoi senza avere nessun tipo di costrizione, e lo fa perché ti vuole seguire e non perché ti teme ti teme o lo fa per costrizione. Non usiamo morsi, non usiamo, cioè sì, le fruste si usano, però non, cioè nel senso non bisogna confondere questo tipo di approccio con un approccio che è solamente amore e benevolenza. Nel senso, il cavallo quando necessita di essere messo a posto si mette a posto, però si crea un rapporto in cui noi diciamo che tu dovresti essere il suo capobranco, quindi lui ti segue e ti protegge come se tu fossi il suo capobranco, essendo i cavalli animali branchiali e vivono in grossi branchi, seguono sempre, hanno sempre un leader. Quindi voi cercate di riprodurre all'interno del maneggio quella che poi è la situazione teoricamente naturale di un branco, appunto, allo stato brado? Sì, diciamo relativamente. Dove il capobranco è un uomo, però. Ovviamente, insomma, non sì, poi si formano dei piccoli branchi composti da cavaliere e cavallo. Questo approccio come lo applicate poi di rapporto con l'uomo? Beh, nel rapporto di tutti i giorni, in tutte le cose, non avendo una finalità, diciamo, concreta, c'è chi si avvicina di più magari al salto ostacoli, quindi comunque va a saltare, però senza speroni, doppie redini, diciamo, è tutto più naturale, però nel senso che il cavallo non è costretto. Okay. Cioè, poi c'è chi invece si avvicina al mondo del cavallo, sta col cavallo. Spesso ci sono famiglie intere che diciamo accudiscono un cavallo e creano un rapporto col cavallo. Ok, quindi più un rapporto personale con l'animale. Sì, non c'è una finalità concreta a arrivare a un obiettivo. Diciamo, l'obiettivo è fare in modo che tu e il cavallo non abbiate limiti. Quindi ti segua in tutto e per tutto. Ok, quindi in qualsiasi momento tu, se hai richieste, perplessità, domande, curiosità da fare a Gennaro Lendi, non ti lesinare, insomma. Ma Gennaro, invece, la domanda qua sorge un po' spontanea. Hai parlato del reining come di una specialità sportiva che trae le sue origini dalla realtà, poi dalla vita quotidiana, dalla vita vissuta, cosa che poi è comune a molte discipline sportive. Ma tu invece come ti ci sei avvicinato a questa passione così magari lontana nell'immaginario dalle tue terre, dalle tue origini? Allora, in realtà è una passione che mi è stata trasmessa da mio padre, che è un grande amante del quarter horse, che è esattamente il cavallo che viene usato per questa disciplina. E lui chiaramente mi ha indirizzato verso i cavalli sin da piccolino. La cosa divertente è che mesi prima che io nascessi aveva già acquistato un pony per me, perché era desideroso che io nascessi con questa passione. Poi è stato fortunato, perché io ho preso questo indirizzo, questa strada, sono stato guidato, ma era una passione mia che ci avevo dentro, quindi non sono mai stato costretto a fare. Ce l'avevi nel DNA praticamente ormai. Esatto. Quindi grazie a lui ho conosciuto questo mondo. Lui non ha mai praticato lo sport
come lo pratico io, lui è soltanto un amante del cavallo e degli animali in genere, però io da piccolino, frequentando questo maneggio dove svolgevano l'attività del reining, ho cominciato pian piano prima a fare lezioni di equitazione normale, poi col passare del tempo hanno notato del talento e mi hanno indirizzato verso la strada agonistica. All'età di 9 anni ho cominciato l'esperienza a livello regionale, quindi delle gare regionali, che all'epoca, siccome eravamo proprio agli inizi, non c'era io eravamo in Campania, ma la regione Campania non aveva ancora diciamo questo sport, e quindi ci spostavamo in trasferta nel Lazio a fare le prime gare, ok? E poi da lì è stato un susseguirsi di vicende, di un continuo, diciamo, accanimento mio personale nel voler migliorare, imparare, fino a che poi alla fine del 2006, da sport è diventato il mio lavoro a tempo pieno. Ho fatto una veloce esperienza in America, in Arizona, montando a fianco di Andrea Fappani, che è un notissimo trainer italiano che lavora in America, e ho cominciato, diciamo, la carriera agonistica, ma anche la carriera lavorativa, perché poi il mio sport si è tramutato nel mio lavoro, e quindi il mio lavoro a tempo pieno. Quindi dalla mattina alla sera mi occupo di questo, addestro cavalli e li gareggio un po' in tutto il mondo. Ok, quindi ormai è questo di cui ti occupi. Hai parlato della razza di cavalli, poi Sì. chiedo a voi di correggermi in qualsiasi situazione, perché come ho detto ad Andrea poco fa, fuori a microfoni spenti, io di equitazione invece non ne so poco e niente, sono sincero, ma siamo qua tutti per imparare e conoscere cose nuove. E quindi parlavi del Quarter Horse come una razza che si usa in questa specialità perché? Allora, è la razza che a livello muscolare ha delle doti, che è un'atleticità particolare, che gli permette di eseguire quegli esercizi in modo più naturale rispetto a un altro cavallo. Quindi le proporzioni del corpo, le proporzioni dei muscoli fanno sì che lui riesca ad affrontare lo sliding stop, che sarebbe questa frenata, in modo molto più facilitato rispetto magari a un murgese, a un qualsiasi cavallo, che magari è più, mi è venuto un murgese, ma come può essere anche un arabo, diciamo che non hanno delle caratteristiche fisiche adatte a certi tipi di movimento. Ecco, perché ovviamente non tutti i cavalli sono uguali, sia per stazza, prestazioni fisiche, sia Andrea, immagino anche per carattere, predisposizione Sì, all'addestramento. ovviamente esistono svariati tipi di cavalli, si fa differenza tra il cervello destro e il cervello sinistro, una parte introversa, una parte estroversa. Ci sono degli schemi comportamentali per i cavalli dal quale, diciamo, si può dedurre l'andamento del carattere del cavallo. Ovviamente, come gli esseri umani, non è che si può sapere precisamente per filo e per segno come si comporterà, però nel senso ci sono degli schemi caratteriali a quale ci si può attenere per decifrare il carattere di un cavallo e quindi Poi andarci a. quanto sta perché mentre parlavi facevo un po' il ragionamento equiparandolo ai cani. Anche i cani, a seconda delle razze, hanno più o meno degli schemi comportamentali, poi dipende tanto dal padrone e come vengono cresciuti. Sì, Quindi ovviamente. quanto dipende dall'allevatore, dall'addestratore il carattere di un cavallo e quanto questo poi possa influire nel poter utilizzare un cavallo per attività sportive, che sia il reining o altre equestri. Beh, noi appunto ci occupiamo di educazione, quindi il cavallo si può educare, addestrare, diciamo le basi del carattere non è che si possono cambiare come qualsiasi appunto cane o essere umano, però puoi andare a lavorare su quali sono le loro paure, i loro limiti e farli superare e cercare di
diciamo, armonizzare il carattere del cavallo, sia nel bene, nei cavalli troppo eccessivamente agitati o nei cavalli che sono troppo tranquilli, cercare di stimolarli a fare nuove cose, Una nuovi. sgabbata ogni tanto. No, a parte quello, però noi per esempio siamo anche molti, diciamo, si chiamano giochi, pedane che si muovono e stimolare la loro curiosità, comunque portarli a, non dico a, comunque a essere più stimolati dal punto di vista cognitivo, Ok, cioè proprio in chiaro, come generale. appunto si fa anche Sì, nell'addestramento però del. ovviamente il carattere quello è la base da cui si parte. Prima parlavi anche di recupero di cavalli. Cosa intendi? Da infortuni o cavalli No, magari per esempio, appunto. personalmente, la mia storia personale, il mio cavallo è un ex trottatore e quando è arrivato 10 anni fa non sapeva galoppare minimamente in quanto quando gli addestrano per le gare di trotto, gli addestrano a non spezzare il trotto, quindi lui arrivava a velocità molto alte semplicemente trottando. Quindi con molto lavoro siamo riusciti a introdurre il galoppo. E a portarlo, diciamo, non ti dico che adesso abbia un galoppo normale, però comunque a essere un cavallo normale. Questo recupero cavalli nel senso che, per esempio, il mio cavallo sarebbe stato destinato al macello e invece è stato salvato, recuperato e, diciamo, gli è stata data una seconda possibilità. In quanto da trottatore non era abbastanza, sì, non faceva i tempi per poter accedere alle gare. Ah, ok, va bene, quindi ovviamente non aveva No, però ha le subito, perfide. cioè ha avuto un addestramento che poi non, è stato dovuto rifare tutto da capo, diciamo. Perché non era più naturale, insomma, il suo No, comportamento dal e tuo la punto di razza vista. trottatore ha una predisposizione appunto come per il training, ha una predisposizione al trotto, cioè, però vengono addestrati a volte, spesso anche con la forza comunque a non spezzare il trotto, anche perché in una gara di trotto se spezzano il trotto vengono eliminati, quindi equivarrebbe a perdere la Perdere, gara. chiaramente, chiaramente. Mentre Gennaro, proprio dal punto di vista dell'allevamento del cavallo, è una tua passione, ci sei nato, ci sei cresciuto fin da bambino, quindi è innegabile l'amore tra uomo e cavallo. Ma com'è il tuo rapporto con il cavallo? Com'è il tuo rapporto durante l'addestramento, durante gli allenamenti? Anche questo aspetto è molto, molto interessante. Guarda, sinceramente credo che adesso diciamo che il mio lavoro si è sviluppato e quindi ho tantissimi cavalli a casa. Noi lavoriamo con 40 cavalli al giorno in scuderia, no? Che vengono addestrati. Chiaramente con alcuni cavalli con i quali poi vai in gara e hai dei successi e con i quali quindi c'è un feeling particolare. Si crea, okay, una sorta di affezione, un certo legame verso un animale che comunque ti dà qualcosa, okay? Ti trasmette delle emozioni e insieme, ovviamente, per vincere una gara ci deve essere un lavoro di team, okay? Non puoi essere solo tu a guidare il cavallo, ma il cavallo non essere predisposto a lavorare con te. Quindi si viene a creare diciamo questa sorta di affiatamento tra cavallo e cavaliere, ma in generale trovo che il mio lavoro sia quello di essere tipo un insegnante e i miei cavalli come se fossero dei miei alunni, quindi c'è un rapporto di rispetto da parte mia nei confronti del cavallo e credo viceversa. Credo che i cavalli che lavorano con me rispettano me come persona, ma nello stesso tempo sono praticamente legati dal fatto di lavorare quindi tutti i giorni insieme e che quindi riconoscono in me
come diceva lui prima, un po' il capobranco della situazione. Quindi, oltre, diciamo, a questa fase, diciamo, agonistica, che per noi è importante dal punto di vista lavorativo, però in ogni caso un certo tipo di rapporto si viene a creare per forza. Questo penso che sia imprescindibile quando poi si ha a che fare con creature in Con qualsiasi generale, essere con vivente. qualsiasi essere vivente, ma poi con creature Esatto. meravigliose come possono essere i cavalli, appunto. E, però abbiamo toccato l'argomento, approfondiamolo, proprio quello dell'addestramento. Poi io continuo a dire addestramento, correggetemi, se ci sono termini più specifici. In cosa consiste l'addestramento di un cavallo per il reining? Cioè tu hai parlato di movimenti che derivano da quelli che i cowboy, i mandriani americani, insomma, compivano, però qua stiamo parlando ovviamente di una prestazione sportiva, quindi immagino che come l'atleta anche il cavallo venga addestrato, venga allenato a questo. Certo, allora ci sono due fasi di addestramento. Un primo approccio, che è quello là che si ha con i puledri che vengono praticamente per la prima volta domati, che è praticamente un approccio che viene fatto in tondino, nel quale si lavora affinché il cavallo accetti l'uomo, okay? E che quindi lo accetti, come diceva lui prima, che sia il suo capobranco. Una volta formatasi, diciamo, questa situazione, e quindi il cavallo ha accettato l'uomo e quindi cominciamo a montarlo. L'addestramento consiste in una sessione al giorno, 5 volte a settimana, di lavoro che dura più o meno dai 30 ai 40 minuti, dove vengono introdotti al cavallo gli esercizi che poi dovrà svolgere in arena. Per quanto riguarda il reining, quindi io parlo della disciplina che pratico, i tempi di addestramento per ottenere un cavallo competitivo per la prima gara di reining sono di circa un anno e mezzo. Okay, quindi all'esordio della prima gara che si svolge a due mani e non a una mano come training, la gara di reining ufficiale è una gara che si svolge ad una mano e questo si arriva dopo 2 anni di addestramento. Mentre dopo un anno e mezzo di addestramento, il primo approccio viene fatto in una gara che si chiama Pre-Futurity. Futurity sarebbe la gara più importante dove esordiscono i cavalli alla fine dei 3 anni, mentre nel Pre-Futurity i cavalli vengono gareggiati a due mani, quindi per facilitare loro l'esecuzione delle manovre attraverso le due mani. Quindi praticamente c'è. L'addestramento. Scusami, ti interrompo un secondo, apro una parentesi. Quindi c'è sostanzialmente una competizione, mi verrebbe da dire giovanile, per i Esatto, cavalli, come se fosse esatto. una serie. Esatto, un esordio che sia alla fine dei 3 anni con il Futurity, che è la gara più importante, e un pre-Futurity dove praticamente si testano i cavalli che poi andranno al Futurity. Ah, perfetto, è anche molto interessante questo. Sì, l'addestramento consiste praticamente nella ripetizione di queste manovre che lui andrà ad affrontare nel percorso e chiaramente all'inizio si parte magari si lavora su manovra per manovra, okay? Quindi esempio, se abbiamo un puledro che stiamo addestrando sulla manovra dello spin, che sarebbe una piruetta su se stesso, praticamente lavorerai per alcune settimane soltanto su quella manovra, finché quella manovra non diventa solida. E poi cominci a lavorare magari sullo sliding stop, fino ad arrivare al giorno in cui riuscirai nel giro di 6-7 minuti a svolgere tutte le manovre in sequenza. Quello sarà il giorno in cui il cavallo è pronto per la gara. Te l'ho fatto un po' in breve, No, chiaramente chiaramente cercando. immagino che sia più complesso di così, però già conoscere, sapere più o meno le dinamiche è interessante. Quello che volevo chiederti, visto che ne hai parlato, è questa differenza tra
Una mano e due mani. Cioè, perché a due mani per il cavallo giovane è più adatto, più semplice come primo Beh, approccio? E se poi perché perché. invece a una mano è più di d'élite, diciamo? Ok, ti spiego semplicemente perché quando si danno i primi comandi dalla sella, quindi quando si è cominciato a montare, uno dei segnali che gli si insegna al cavallo è quello di seguire il naso, ok? Quindi se tu tiri leggermente il naso verso sinistra, segue con tutto il corpo e va verso sinistra. All'inizio, quindi, i comandi vengono ripartiti dalle mani che diciamo portano indirizzano il naso nei lati dove tu vuoi girare, e per questo tu hai bisogno delle due mani, quindi sinistra tiri la mano sinistra, destra la mano destra. Quando invece si diciamo si fanno le rifiniture e quindi si porta il cavallo ad andare a una mano, dal passaggio di seguire il naso, il cavallo comincerà a seguire la pressione della redine sul collo, ok? Quindi per passare dalle due mani a una mano, lui comincerà a seguire non più il naso, ma seguirà la pressione che la redine dà sul collo, e alla pressione della redine si sposterà. Ok, quindi ci vuole una maturità maggiore del cavallo stesso per seguire Esatto. i comandi che a questo punto diventano anche più, Più sottili, diventano sottili, più. esatto, minimi mi Esatto. sembra di Minimi, intuire. bravo, bravo, bravissimo. E, Andrea, questa cosa mi ha sempre affascinato personalmente, ma poi adesso sentirlo da un professionista ancora di più, cioè la sensibilità dei cavalli. In questi gesti, in questi comandi, anche nella voce stessa, no? Perché Gennaro ci diceva che la frenata, insomma, viene comandata con un segnale, un comando vocale, giusto, Gennaro? Con comando vocale, sì, praticamente il cavallo addirittura mentre galoppa ad alta velocità riconosce il segnale della parola wo, che è scritto woa, e a questo segnale lui procede con la frenata. Quindi senza forzature da parte del morso, senza segnali diciamo costrittivi, ma il semplice segnale della voce, il cavallo comincia ad eseguire questa frenata. Ecco, questa sensibilità del cavallo mi ha sempre affascinato, cioè, dalla tua esperienza, poi anche dalla tua professionalità, è una cosa che tu ritieni propria dei cavalli e del loro rapporto con l'uomo, si rivede anche in natura, in qualche modo, tra i loro simili. Beh, i cavalli sono estremamente sensibili e sono anche, diciamo, delicati nel loro essere. A volte possono non sembrarlo, però sono estremamente delicati e, per esempio, una cosa che ho scoperto recentemente è che hanno un rapporto genitoriale molto forte tra madre e puledro. Per esempio, c'è un legame molto forte che comunque dura nel tempo. E, diciamo che con l'andare avanti del rapporto si crea un tipo di comunicazione fra te e il cavallo che appunto può avere segnali generici, però volendo tu puoi insegnargli, cioè anche con altri suoni, nel senso alla fine si tratta di associazione fra suono e comando che diciamo può arrivare anche a livelli molto alti, cioè uno dice del cane, ma anche il cavallo può arrivare a comportarsi come se fosse un cane, quasi. No, questo è affascinante sia dal punto di vista sportivo, perché immagino che poi quanto sia fondamentale il feeling cavaliere-cavallo e relativi comandi dal punto di vista sportivo, ma poi anche dal punto di vista più sociale, mettiamolo così, di rapporto con l'animale. Aumenta l'empatia, questo indubbiamente, perché Indubbiamente, più tempo ci passi e più entri in simbiosi, capisci i semplici gesti, lui impara a capirti, impara a capire anche quali sono le cose che gli aspettano di fare, impara la routine di quando tu stai con lui, diciamo,
più tempo si passa insieme e più ovviamente il rapporto si consolida. Però cioè, si riescono a raggiungere comunque livelli molto alti, cosa che secondo me molta gente non pensa sia possibile. Cioè, vedere i cavalli come grossi animali pericolosi. In realtà un cavallo può essere molto molto delicato e veramente stare con un bambino e comportarsi come se fosse il figlio loro, anche se è un bambino umano. Beh, abbiamo la Cioè. viva esperienza di Gennaro Lendi che è nato Esatto. su un cavallo, praticamente si può dire. E, insomma, chi più di lui può dirci se e quanto siano pericolosi i cavalli, Gennaro? Ma io non trovo che siano animali pericolosi. Chiaramente, è un animale di una potenza, enorme, perché la sua fisicità può essere pericolosa se uno non sa, riconoscere dei segnali, chiaramente non sa starci, vicino, magari in un movimento può farti male, ma è quasi impossibile. Io non ho mai, avuto nella mia carriera agonistica, mai incontrato dei cavalli che fossero pericolosi perché attaccano, perché vogliono, far del male a qualcuno. Ecco, questo trovo che, sicuramente il cavallo sia l'animale più uno degli animali più tolleranti che esistono. Già il solo fatto che è predisposto ad asportare sulla schiena qualcuno è sempre stato usato nella storia dell'uomo, per lavorare, quindi per aiutare, per stare di fianco all'uomo, ci dà già l'idea di quanto questo animale sia predisposto ad ascoltare, ad aiutare, ad essere tollerante. Quindi non mi preoccuperei mai, della loro pericolosità intesa come aggressività. Ecco, semmai di solito nei rapporti uomo-animale è sempre il contrario, cioè è sempre l'uomo che è pericolo per la, più pericolo l'uomo per l'animale che non viceversa. Assolutamente. E questo infatti poi mi portava anche a questa domanda, cioè se il cavallo non è pericoloso, quanto può essere pericoloso l'uomo per il cavallo invece? Ma in realtà c'è molta gente che improvvisa e si improvvisa in questo lavoro e quindi credo che può essere pericoloso per il cavallo in quanto non riconoscendo certi segnali che il cavallo può dare, non avendo abbastanza esperienza, proprio perché la gente quindi si improvvisa, può essere dannosa sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico nei confronti di molti animali. Non a caso penso che sia proprio questo il lavoro che Andrea, se non mi sbaglio, Sì. Andrea fa. Quello è quindi di recuperare cavalli che hanno subito dei traumi perché Sì, magari esatto. capitati in delle mani di gente non esperta, che purtroppo è qualcosa che capita, come un po' in tutti i lavori, diciamo che c'è anche gente che non avendo magari eseguito un percorso e aver imparato dai grandi maestri, magari si improvvisa e quindi fa dei danni. Ma penso che questo succeda un po' nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi tipo di mestiere, no? Se uno è un ingegnere non capace, fa crollare un palazzo e crea dei danni, ecco. Chiaramente, chiaramente. Andrea, invece, quali sono le professionalità che vanno individuate, vanno cercate quando ci si avvicina al mondo del cavallo? E in che senso professionalità? Il tuo lavoro consiste nel recuperare animali, diciamo, cavalli traumatizzati per qualche motivo. Quello di Gennaro consiste nell'addestrarli a fini sportivi, queste sono già due professionalità. Ma se qualcuno vuole avvicinarsi al mondo equestre in generale, quali sono proprio le cose a cui bisogna stare attenti, le figure professionali, l'esperienza anche che va cercata? Cioè, fai conto, io voglio avvicinarmi a questo mondo. Io di cavalli, come ho detto fin dall'inizio, no, testimoni tutti, non sono un esperto. Quindi potrei rischiare di entrare, di mettermi in mani sbagliate, sostanzialmente, non Sì, beh, conoscendo, no? di certo comunque entrando in un maneggio uno si rende conto del posto in cui si trova, comunque di come vengono tenuti i cavalli, di come è tenuta, diciamo, tutto l'ambiente,
da quello comunque puoi già capire, avere i primi sentori se un posto comunque segue delle regole, delle norme o se appunto è gestito da persone poco competenti. Poi diciamo che per un neofita è abbastanza difficile poi accorgersi di alcune caratteristiche che non sono appropriate magari. Mentre uno più esperto già può vedere se il cavallo è in salute, ci sono molte cose che si possono vedere direttamente dal cavallo, se è in salute, come si comporta, e non, cioè, non so. Diciamo che non bisogna non andare troppo a occhi chiusi, non va No, poi bene. ovviamente ci sono molti maneggi che sono affiliati a, cioè ci sono le grandi società di equitazione, quindi anche da quello uno. Cioè, si aspetta che comunque ci siano dei controlli. Adesso non saprei dire bene cosa guardare per rendersi conto se un maneggio è gestito da persone Esperienze tue, cose esperte. Ah, che io hai personalmente visto. sono entrato nel mio maneggio e sono 15 anni che sono là, Ah, ok, ti quindi sei trovato bene, insomma. sì, mi sono piazzato. Quindi non, diciamo, non ne ho girati molti. Poi appunto non facendo competizione non ho neanche avuto la possibilità di girare per altri centri. Però, quindi diciamo, forse Gennaro è Beh, più sicuramente ne Gennaro ha visti molti di più. ha girato un po' di più Sì, Italia, America io anche. il consiglio che posso dare a un neofita, alla gente che vuole avvicinarsi a questo sport, è sicuramente cercare di trovare dei posti che siano perlomeno riconosciuti dalle federazioni. Noi abbiamo una federazione italiana che si chiama Federazione Italiana Sport Equestri, la FISE. Ecco, tutti, diciamo, i centri che sono riconosciuti dalla FISE, in teoria hanno un tecnico FISE, che è una persona che ha svolto un percorso per poter insegnare. Ecco, questo potrebbe essere, diciamo, un indice di qualità, nel senso che colui che è un lavora in un centro FISE deve aver fatto un percorso. Chiaramente c'è poi chi è più bravo e chi meno bravo, ma già il fatto di aver fatto un percorso, quindi c'è stata una scrematura che l'ha portato, diciamo, ad ottenere quella nomina di istruttore. E quindi questo mi può essere così, istintivamente uno dei consigli che mi viene da dare a chi deve avvicinarsi, no? Beh, qui quindi chiaramente verranno rispettati degli standard, verranno rispettati standard di qualità anche con il rapporto con il Esatto, cavallo, oltre che alla anche su come struttura. vengono tenuti gli animali, la struttura deve avere delle particolarità per poter essere riconosciuta e affiliata alla FISE, e il tecnico all'interno deve aver svolto un esame prima di poter diventare un istruttore. Chiaramente, chiaramente. È ovvio che da tutta questa chiacchierata sta emergendo, emerge che comunque il cavallo è al centro di tutto in qualche modo, sia Assolutamente, il sì. cavallo come atleta per quanto riguarda lo sport, ma anche il cavallo come creatura vivente che in quel contesto si ritrova come in tutta la storia dell'uomo a servire in qualche modo all'uomo per qualche scopo. E adesso un'altra curiosità mi veniva fin dal principio, fin dalle prime immagini che ho visto delle tue gare, Gennaro, cioè sopra un cavallo si prova già una sensazione particolare quando si sta sopra un cavallo. Posso solo immaginare cosa si prova quando il cavallo compie quelle piroette, quando il cavallo frena nel momento giusto, e non posso far altro che chiederlo a te, insomma, che ne hai sicuramente esperienza diretta. Ma guarda, la sensazione è una sensazione unica perché si viene a creare una vera e propria simbiosi con l'animale. E quindi è vero, guarda, molto spesso uno è soddisfatto delle vincite, delle medaglie, dei soldi vinti in carriera, però l'emozione che si riesce a provare quando si diventa un tutt'uno con l'animale, e quindi il risultato finale di essere
diventati una sola cosa, e l'emozione più grossa è la più grande soddisfazione che un trainer, quindi un addestratore, possa avere. Okay? Quindi vuol dire che il tuo provare a entrare nella mente del cavallo e fargli aver piacere a fare quello che tu vuoi fare, è il risultato magnifico di questa avventura che poi si viene a creare, perché poi ogni cavallo ha una storia sua particolare, ogni cavallo è un individuo con un cervello diverso dall'altro, quindi chiaramente i comandi che noi gli andiamo ad insegnare sono gli stessi, ma le risposte che lui dà ai nostri segnali, come in una scolaresca dove ogni alunno ha una sua sensibilità, ha un bello, un suo modo di apprendere più veloce, più lento, e la stessa cosa si ritrova negli animali, no? Quindi puoi ottenere certi risultati perché se riusciti ad entrare nella mente, se riusciti ad ottenere il meglio che quella mente può dare a te come insegnante, è, diciamo, la soddisfazione più grossa che si possa avere, al di là del premio in sé. Okay? Io trovo che sia bello vincere, sia divertente, sia sicuramente un prestigio, però credo che un vero professionista è soddisfatto quando è riuscito ad ottenere il massimo dal suo cavallo, sia a livello fisico che a livello mentale. A me piace un sacco la metafora di Gennaro insegnante classe, perché è proprio azzeccata, cioè la maestra, il professore insegna la stessa cosa per tutti, dice la stessa cosa a tutti. Poi in una classe di 30 persone ognuno, esatto, percepisce una cosa diversa, impara magari a livelli diversi. Chi ci mette di meno. Però, esatto, cioè Andrea, lo scopo alla fin fine è proprio quello che ha detto Gennaro, cioè far fare al cavallo con piacere quello che il cavaliere vuole, che poi è la stessa cosa che si fa da qualche migliaio d'anni. Sì, esatto, è quello alla fine il concetto, riuscire a raggiungere una simbiosi tale in cui il cavallo fa le cose perché, diciamo, non ti dico vuole, però le fa per te e non sei tu a costringere a farlo, quindi non hai bisogno di apparecchiature, redini, frustini, ma semplicemente lui ti ascolta e capisce cosa vuoi e cosa vuoi fare e ti asseconda. Fa con piacere quello che gli stai chiedendo di fare, in qualche modo. Sì, con piacere, esatto. non è dimostrabile, però lo fa senza essere, diciamo, costretto a farlo, perché okay, non ha delle costrizioni fisiche, almeno ma pure nel training non è che ci sono grosse restrizioni fisiche, quindi potrebbe benissimo decidere di non assecondarti, invece lui ti asseconda e fa quello che, diciamo, tu gli comunichi. Spesso ci sono anche semplicemente errori di comunicazione in cui tu gli chiedi di fare una cosa e lui non ti capisce. Però cavallo che si ferma prima dell'ostacolo, ad esempio. Quello già è più un'imposizione, perché non è che non ti ha capito, lui l'ha capito che deve saltare, però non lo vuole fare. Spesso magari coglie un tuo attimo di distrazione e quindi, diciamo, arriva al punto in cui dice: bene, io non lo faccio. Però spesso sono errori umani in realtà, cioè, o comunque anche del carattere, però semplici errori in cui magari tu cerchi di vuoi mandarla a destra, ma non sei chiaro nei comandi, non sono comandi nuovi, quindi ci vuole anche tanta pazienza in realtà. Cioè non bisogna pensare che sali sul cavallo e gli indichi a destra e lui gira a destra. Oppure gli dici di frenare. No, lui... esatto, c'è tanto lavoro dietro comunque. Perché ricordiamo sempre, Gennaro, che se il cavallo non lo vuole fare, quindi non lo fa, sostanzialmente. Assolutamente, quindi io trovo nel discorso che state facendo la parola chiave è proprio che il trainer, quindi paragonato al professore, renda interessante quello che si sta studiando, capisci? Io trovo che un professore di qualità... Non è una cosa banale, non è una cosa banale purtroppo. No, trovo che nel mio caso, nella mia
carriera scolastica non l'abbia mai avuto un professore eccellente che abbia reso interessante quello che io stavo, che dovevo imparare. E quindi le cose che ho imparato a scuola le ho imparate un po' per costrizione, altrimenti venivo bocciato perché ero forzato. Proprio per questo, credo che nella mia mente sia rimasto veramente ben poco di quello che ho imparato. Invece, trovo che nel mio lavoro, rapportato quindi anche agli esseri umani, se uno riesce a rendere interessante per l'animale quello che sta facendo, chiaramente la voglia di apprendimento aumenta. Quindi la capacità, quindi la qualità e la bravura di un addestratore come di un insegnante deve essere nella capacità di rendere interessante quello che si sta insegnando, dare una motivazione per cui uno lo debba fare. Questa è la vera difficoltà che rende poi un lavoro, di un addestratore più efficace di quello di un altro. Perfetto, diciamo che questo è un po' la chiusa a tutto, cioè rendere interessante quello che si insegna, poi facilita sicuramente l'apprendimento. Vale per gli alunni tanto Per qualsiasi cosa. quanto per i cavalli a questo punto. E fa ridere, se permettetemi, fa ridere il fatto che alcuni professori forse dovrebbero avere da imparare anche da un addestratore di cavalli, da un trainer, da una professionalità di questo genere, perché. Io trovo perché se fosse un bravo addestratore capace di stimolare un cavallo che non ha nessun interesse a fare quello che sta facendo, ma se un addestratore è capace di stimolare dei punti del cervello che rendono il cavallo felice di fare quello che sta facendo, o perlomeno volenteroso a fare un certo tipo di esercizio, molto probabilmente un professore più facilitato, perché chiaramente parlando la stessa lingua, no? È chiaramente tutto molto più facile. Però, credo che sia un argomento molto interessante ed approfondire questo dell'insegnamento verso l'animale e di compararlo all'insegnamento verso i ragazzi e le persone. Potrebbe essere un argomento da accostare e trovare anche degli spunti per poter rendere l'insegnamento anche nelle scuole più efficace, diciamo così. Ah, io mi sento però di spezzare una lancia a favore dei docenti in generale, perché Gennaro addestra cavalli di 1 anno, 2 anni, quegli altri hanno a che fare con degli adolescenti, è tutto un altro mondo, forse anche più complicato. Magari un cavallo in fase preadolescenziale non sarebbe Un cavallo è come se fosse sempre un bambino piccolo alla Ah, fine. perfetto, allora è tutto più semplice in un certo senso. No, era una battuta, Gennaro, però Sì. ci sta anche questo, ci sta anche questo. E, senti, tu hai introdotto giustamente tutta la nostra chiacchierata parlando del reining come una disciplina che ha origini americane, o meglio, ha origini nel lavoro dei mandriani, dei cowboy. Ma ad oggi quanto è ancora prettamente americana questa disciplina, dato che insomma tu sei un esempio tutt'altro che americano, mi verrebbe da dire. Sì, allora l'America sicuramente è più avanti rispetto all'Europa dal punto di vista dello sviluppo di questo sport a livello di business. Quindi, se parliamo dell'economia che ruota attorno allo sport, sicuramente l'America è imbattibile in questo momento. Ma per quanto riguarda i livelli, di qualità, okay, nonostante i numeri europei siano chiaramente più bassi, la qualità, dei migliori cavalieri europei e dei migliori cavalieri e cavalli americani è praticamente arrivata sullo stesso piano. Quella che è la grossa differenza, chiaramente, sono i numeri, perché l'America ha un'espansione 10 volte, ogni stato e 10 volte magari l'Italia, e quindi chiaramente i numeri poi fanno la differenza a livello economico, no?
Però la crescita europea di questo sport è stata notevole negli ultimi anni e quindi credo che la direzione sia giusta. Mi viene da dirvi grazie a voi di aver dato uno spazio alle discipline equestri, come in questo caso il running, perché quello che manca è proprio questa visibilità. Quindi, non girando dei grossi sponsor, non girando la TV, è molto difficile comunicare questo sport alla gente. Quindi, molti magari non si appassionano perché non sanno neanche che esista. Faccio un veloce, una breve parentesi. Tu trovi su Wikipedia di tutto, ci sono ballerine, tiratori di bocce, tiratori di coriandoli, vabbè, faccio una Ma non battuta. c'è Gennaro Io, Landi, posso Gennaro, confermarlo. abbiamo provato, hanno provato a iscrivermi su Wikipedia degli appassionati e praticamente, nonostante avessi vinto il campionato del mondo di una disciplina che è una disciplina riconosciuta da Wikipedia, la FEI, la Federazione Equestre Internazionale, il running è riconosciuto dalla FEI, se provi a fare la mia pagina, questa pagina fino adesso è stata rifiutata ed è sospesa perché stanno. Quindi spero che qualche wikipediano che ci guarda magari si Ah, faccia quindi una avete doccia provato sincera. giustamente ad aprire una pagina Wikipedia, ma non è stata approvata Sì, ancora. in questo momento è in fase di stanno praticamente valutando se accettarla o non accettarla, ma sono già passati un paio di mesi perché le pagine che poi vengono messe in stand-by sono tantissime e richiedono un certo periodo di tempo prima che vengano poi analizzate. Però trovo che che sia anche un po' ridicolo che una disciplina che è riconosciuta dalla FEI, e la FEI è su Wikipedia, il running è anche su Wikipedia, una persona che vince il campionato del mondo venga messa in stand-by. Vabbè, quindi Vabbè, possiamo però. dire che Atleta News è arrivato prima di Wikipedia nel frattempo e poi lanciamo un appello ai wikipediani perché approvino la pagina di Gennaro Lendi. Possiamo anche apportare noi contenuti se ne avete bisogno, insomma. Questo è un appello che ci sentiamo di lanciare. Grazie. E, no, a parte che sicuramente quello che hai detto è vero, a parte che ti ringrazio per le belle parole. E sicuramente gli sport equestri in generale soffrono un po' di questa mancanza di attenzione, come anche altre discipline, nonostante appunto sia quello uomo-cavallo, ma anche a livello sportivo una pratica secolare, insomma, anche a Sì. livello di esperienze, di knowledge interna. Insomma, noi dovremmo essere abbastanza ferrati su questo, no? Beh, sì. Adesso ci sono tante persone che hanno paura dei cavalli, ma se si pensa poco più di un secolo fa non si poteva proprio avere paura dei cavalli, in quanto erano Giustamente, necessari per fare qualsiasi era come avere paura di un spostamento. motore a scoppio. Perché Esatto, cioè, erano necessari alla vita. secondo te si è persa un po' questo? Si è perso come anche tante altre cose, eh? Io credo che arrivati a questo punto il mondo dell'equitazione sia diventato un mondo troppo elitario. Cioè, l'equitazione, almeno diciamo all'interno di Roma, io parlo della zona di Roma, è uno sport estremamente costoso e quindi non è di facile accesso a tutti quanti, in quanto comunque devi avere delle basi economiche abbastanza alte per poter accedere a lezioni di equitazione, a pensare di avere un cavallo di proprietà. O anche solo avere la possibilità di avere un rapporto con un cavallo, cioè anche Sì, non di proprietà. no, vabbè, di proprietà no, ovvio, diciamo è lo step successivo, però diciamo si presume che nel momento in cui poi tu instauri un rapporto con un cavallo, comunque bene o male, continui, cioè è come se tu scegliessi un cane al canile e poi alla fine non te lo porti a casa e lo lasci tutta la vita al canile, quel cavallo non te lo puoi portare a casa, però nel Concetto è senso un po' quello, sì, certo. alla fine si crea un rapporto, un legame per cui comunque è difficile da lasciare andare. Poi ovviamente per Gennaro che gliene passano talmente tanti, cioè di cavalli fra le mani, sarà un po' diverso. Io ne ho avuto uno e uno ce n'ho, Vabbè, quindi. però già Però è già quello tanto è un secondo altro me. discorso. Ecco, Gennaro, quanto
È effettivamente vera questa cosa quanto inficia nella conoscenza di questi sport, ovvero gli sport equestri, reining compreso, sono sport per ricchi, secondo te? Guarda, sicuramente non è magari il tennis, tu compri una racchetta e ti iscrivi, diciamo, a un club praticamente giocare. Chiaramente se uno parla dal punto di vista agonistico, comprarsi un cavallo, mantenerlo, richiede chiaramente delle spese, no? Che non tutti possono affrontare. Proprio per questo motivo. Le nostre federazioni, le nostre associazioni delle quali noi facciamo parte, stanno cercando di mettere su dei piani dove tu puoi affittare dei cavalli o puoi andare in gara con cavalli anche non di tua proprietà, proprio per poter permettere anche a persone che non possono proprio acquistarlo, magari di svolgere le competizioni nonostante non possano acquistare il cavallo. Ecco, quindi delle sorte di leasing, no? Che permettono un po' di abbassare, diciamo, questa asticella che fino ad oggi è stata abbastanza alta. Nonostante ciò, però, credo che comunque l'Italia non sia o l'Europa comunque un continente così povero, cioè in proporzione alla ricchezza dei nostri stati e la quantità di persone che lo praticano, credo che forse uno dei problemi e anche la visibilità che chiaramente essendo sport abbastanza recente, vabbè, il reining ha 60 anni di storia, quindi praticamente è recentissimo, però credo che proprio l'evoluzione non ci sia ancora stata abbastanza proprio per la visibilità che devo dire è migliorata tantissimo grazie anche molto ai social network, perché prima chiaramente in televisione non l'avresti mai visto, però oggi se sei su Instagram e sei un appassionato di cavalli e quindi vai a cercare quelle immagini ti vengono fuori anche tutti i vari sport e tutto il mondo che c'è dietro. Quindi credo che negli ultimi 10 anni una bella evoluzione sia stata apportata anche dai social network che praticamente da quel punto di vista possono essere un'arma vincente per la diffusione, no? Beh, fino ad arrivare ad oggi che appunto siamo su Twitch e stiamo parlando di equitazione di cavalli su Twitch, non credo che sia una cosa comunissima, probabilmente Twitch America è più abituata a queste cose, non so quanto in Italia Twitch Italia abbia fatto vedere cavalli e cavalieri, questo è una piccola soddisfazione che ci portiamo a casa nel frattempo. Volevo avvicinarci poi alla chiusura, io direi che siete i primi in Italia di sicuro, dicono dalla chat, confermano, non so, magari troveremo conferme ulteriori. Gennaro, volevo invece concludere un po' questo discorso, visto che abbiamo fatto questo paragone America Italia, America Europa sullo stato dell'arte. A me, quando ho letto di te, insomma, mi è venuto subito da pensare ai cowboy, sì, ma poi ce l'avevamo anche in casa, no? I butteri, semplicemente i butteri maremmani. Allora mi viene da dire, qual è la differenza? E poi, Gennaro Landi, si definisce più un cowboy o più un buttero? Ah, né uno né l'altro, nel senso che Perfetto. il cowboy, il buttero, non conosco bene, diciamo, il loro tipo di lavoro, quindi non voglio esprimermi, però mi sento sicuramente molto distante dal cowboy, perché già lo dice la parola stessa, no? Il cowboy vuol dire il ragazzo delle mucche, quindi fondamentalmente è una persona che lavora col bestiame e usa il cavallo per lavorare. Ma il mio mondo praticamente è oramai molto distante da questo accostamento che spesso viene fatto perché forse diciamo, lo stile nel vestirsi chiaramente richiama le origini e quindi si va in gara col cappello da cowboy, no? E questo
crea questo accostamento a questo stile, ma è uno stile praticamente nel modo di apparire, di vestirsi. Però per quello che riguarda me stesso, io mi sento, diciamo, un addestratore, un allenatore di cavalli e uno sportivo dal punto di vista, diciamo, delle mie, prestazioni, che possono essere mentali o fisiche, di allenamento, quindi completamente distanti, da quelle che possono essere le attività che un cowboy, va a fare. Quindi diciamo una serie di banalità, Gennaro. Gennaro Landi usa il lazzo? No, assolutamente No, no. non lui. Il lasso si usa, per prendere, come ti dicevo, il bestiame, per marchiarlo, può essere un esempio. Diciamo, nella mia routine quotidiana, le uniche cose che si usano, possono essere stivali, speroni, sella e redini e morso, diciamo che fanno parte, diciamo, dell'attrezzatura che un cowboy poteva usare col suo cavallo. Però, chiaramente, l'evoluzione poi ha fatto sì, trasformandosi in sport, che poteva essere un mondo così, del cowboy, si è, praticamente rifinito tantissimo, e gli stessi cavalli vengono, diciamo, trattati come dei veri e propri atleti. Ci sono cavalli che svolgono allenamenti in piscina per migliorare i muscoli, sono seguiti da dentisti, chiropratico, veterinario. Vengono a 360 gradi curati come degli atleti, che svolgono attività sportive, quali possono essere il calcio, il tennis o qualsiasi altra. E noi cavalieri, anche, prima di tutto da un punto di vista mentale, dobbiamo essere allenati a mantenere, a tenere, a saper tenere delle pressioni, quindi come qualsiasi, sportivo. Però chiaramente, anche se uno riesce a curare il suo aspetto fisico e quindi la sua fisicità, anche quello implica in piccole percentuali un miglioramento della prestazione, in quanto se il tuo peso chiaramente è minore, di un altro, la leggerezza che riesce ad avere il cavallo nei movimenti è sicuramente avvantaggiata rispetto, ad E magari anche il altri. cavallo è più contento, in un certo Esatto. senso. Insomma, un peso in più se lo risparmia volentieri anche lui, sicuramente. E quindi abbiamo chiarito che la tua è una divisa più che uno Esatto. stile di vita. Quindi potresti andare in gara con qualsiasi abbigliamento, sostanzialmente, Sì, volendo. Quello è sono un'estetica. delle regole, bravo, che riportano, diciamo, alle origini di questo mondo, e quindi abbiamo conservato quello stile, migliorato e raffinato sicuramente, perché, per farti un esempio, i cappelli che si usano, possono costare anche 3.000 euro in base alla qualità. Lo stesso i chaps che vengono, messi sulle gambe, che sono, super raffinati, super di qualità, costano anche più di 1.500 euro. Ma dico queste cifre, chiaramente si trovano di tutti i tipi, però proprio per farti capire l'evoluzione che si sta avendo nello sport e nel cercare di migliorare anche a livello estetico il più possibile questa cosa. Io personalmente non sono un amante, diciamo, del cappello da Oh, cowboy, ecco, io lì però. volevo arrivare, io lì volevo arrivare. Scardiniamo questa cosa, Gennaro. Scardiniamo questa cosa. Metti un altro cappello e troviamo un altro cappello. Sì, io uso praticamente, a parte nei momenti di gara, sempre un cappellino come questo, proprio per coprire il fatto che non ho tantissimi capelli, e quindi mi Vabbè, piace quella è una praticamente. necessità tua e va bene, la proviamo. Però, ecco, diciamo, il mio stile, diciamo, è quello che vedete, inquadrato in questo momento, quindi t-shirt e cappellino e jeans. Va bene, in caso Vischio propone di usare uno dei nostri cappelli, che adesso ve lo faccio vedere, questo è un cappello, l'altro non lo so dov'è. Beh, non è male. Di qua, questi poi sono personaggi di League of Legends, un gioco che abbiamo trasmesso, che è stato uno dei protagonisti dell'Atleta League, il torneo di eSport che abbiamo organizzato, e per questo ovviamente
se ne faceva riferimento in chat. Ma a questo punto io direi che siamo giunti più o meno alla conclusione di questa chiacchierata. E Andrea, hai qualcosa da dire sui cappelli? No. Tu quando vai a cavallo che cappello porti? Io uso un cap, che è l'elmetto per montare, diciamo, di sicurezza. Ah, ok, il classico, sì, il classico elmetto di sicurezza, sì. da cavaliere. Esatto, già quello potrebbe essere anche più adatto, insomma, senza nulla togliere ai cappelli da cowboy, perché poi dicono... Ah, no, Poi magari dicono, ah, ecco, Jezzy, mo ce l'ha con i cowboy, non vuoi i cappelli da cowboy, chissà perché se l'è presa con loro. No, non abbiamo niente a che fare, però giustamente abbiamo un campione del mondo di reining che è italiano, napoletano, ha l'allevamento a Pisa, quindi in piena Toscana, identifichiamoci anche un po', no? Come si dice a Roma, famo se riconosce, in certo senso, anche sì. All'estero. Che poi quando all'estero riconoscono gli italiani, c'è da dire che sono sempre contenti, quindi perché no? Certo. C'è da dire che comunque anche per quanto riguarda quello di sicurezza è stata prestata attenzione anche nello sport del reining, non a caso nelle prossime gare che faranno parte della Federazione FEI, quindi campionati mondiali ed europei, sarà addirittura obbligatorio il cap, l'elmetto che diceva Andrea prima. Quindi anche da questo punto di vista ci sarà una vera e propria evoluzione. Quindi via i cappelli da cowboy. Sì, penso che la direzione che sta prendendo lo sport a livelli di sicurezza è questa qua. Quindi per il momento è diventato obbligatorio soltanto nelle gare riconosciute dalla federazione equestre, quindi in tutte le gare nazionali, italiane, tedesche, si può ancora usare il cappello da cowboy. Però la direzione che lo sport sta prendendo, chiaramente in termini di sicurezza, è quello di usare l'elmetto e quindi il casco, il cap. Quindi più meno estetica, diciamo, più sicurezza. Più sicurezza. Sia per il cavallo, sia per il cavaliere che per il cavallo. Certo. Vabbè, chiaramente i cavalli sono protetti durante tutte queste competizioni da delle protezioni che proteggono il ginocchio, proteggono i tendini, le paraglomi che proteggono i glomi, quindi la protezione per quanto riguarda il cavallo in questo momento già c'è e si cerca chiaramente sempre di migliorarla, però diciamo che i cavalli in gara sono abbastanza salvaguardati da queste tipo di protezioni qua. Perfetto, quindi staremo anche a vedere l'evoluzione di queste competizioni, evoluzioni che magari potremmo anche seguire. Stavo leggendo, tu hai aperto una app magazine proprio dedicata al reining, no? Esatto, si chiama HorseSense ed è un'app dedicata interamente al mondo del reining. Il mondo del reining è inteso a 360 gradi, quindi tutto quello che ruota attorno del reining e quindi dell'equitazione. Ci sono articoli che parlano di tecniche e quindi molto specifiche per quanto riguarda l'agonismo, ma poi anche tutto quello che ruota attorno, cioè materiali che vengono usati. Ci sono interviste con dei mental coach che ti aiutano diciamo a capire che approccio mentale devi avere, oppure dal punto di vista della fisioterapia, quindi come curare se stessi. Chiaramente montare a cavallo porta anche degli sforzi e delle sollecitazioni alla schiena, al fisico, che vanno salvaguardate se uno chiaramente vuole continuare in questa attività. Chiaramente. Dove troviamo HorseSense, giusto? Sì, è un'app che si scarica praticamente da Apple Store o Google Store, quindi da qualsiasi dispositivo, telefono oppure iPad e tablet, e digitando chiaramente nel motore di ricerca HorseSense viene fuori, diciamo, il giornale che è stata una mia idea, in quanto è il primo nel mondo del reining che si trova su app. Ecco, scaricabile, grazie. Perfetto, quindi sicuramente su HorseSense, io in primis, non so, anche Andrea, potremmo informarci un po' di più. Sembra interessante.
Perfetto, così conosceremo anche meglio e le attività di Gennaro e quelle del reining, una disciplina sicuramente affascinante da approfondire. Io non posso far altro che ringraziare Andrea, spero tu ti sia E trovato dico bene. grazie a te di questa La chiacchierata. chiacchierata sia stata interessante. Ringraziare Gennaro Lendi, anche se da lontano, ma insomma speriamo che ci sia modo di incontrarsi, via. Grazie, grazie a Via, mi è voi uscita soprattutto la per avermi Toscanata. invitato. Vi aspetto, vi invito e spero di vederci da vicino. Comunque volevo ringraziarvi ancora una volta per aver dedicato uno spazio a questa disciplina, a questo mondo che è molto interessante. Dovere, perché le storie di sport sono la cosa che ci tiene vivi, insomma, ci fa piacere raccontarle, quindi. Quando vuoi, Gennaro, poi magari verremo anche a trovarti in allenamento a fare qualche ripresa, Volentieri. qualche, sono molto curioso. E va bene, quindi fatti i dovuti ringraziamenti, tocca ai miei, quindi mi sento di voler ringraziare dall'altra parte in regia Nicolò Masini, il nostro generale producer, art director, che tutto fa funzionare. In regia Mattia Mingione, tutto vede e tutto tocca. In regia è colui che riesce a farvi godere di tutte le interviste, di tutti i nostri programmi. Dall'altra parte in redazione, alla moderazione in chat, Vischio Andrea Buzzao, nostro redattore eSport. Io, da parte mia, Giulio Gezzi, direttore di Atleta News, vi ringrazio. Vi ricordo di seguire il canale Twitch per non perdervi tutte le nostre interviste, l'Atle Talk di giovedì sera. Parleremo della finale di Coppa Italia femminile Milan-Roma con un sacco di ospiti, alcuni volti conosciuti, altri volti nuovi. Quindi vi aspetto qui. Non dimenticate anche Instagram, YouTube, Facebook per quanto riguarda atletanews.sport. Che dire, ragazzi, è stato un piacere, un onore avere qua Andrea e Gennaro. Io vi do appuntamento alla prossima intervista. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!